Sinodo dei Giovani, presentato l'Instrumentum Laboris, la diocesi di Arezzo, Cortone e San Sepolcro si prepara al pellegrinaggio per l'incontro a Roma con Papa Francesco. Al via gli esami di maturità per quasi 3.000 studenti ad Arezzo con la prova di italiano. Oltre 300 ragazzi a Poppi per la prima edizione delle Olimpiadi delle Parrocchie. Internazionalizzazione, consegnati i diplomi del master e gli attestati del corso di cinese organizzati dal Dipartimento dell'Università di Siena con il sostegno della Camera di Commercio di Arezzo. ATS di Focus, l'approfondimento sulla giornata internazionale del rifugiato, l'esperienza di accoglienza della Caritas diocesana. Buonasera dal telegiornale di TSD e benvenuti a questa nuova edizione del notiziario. Il 29 di giugno prossimo, in occasione della solennità di San Pietro e Paolo presso la cattedrale di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana celebrerà una messa alle 21 che costituirà un'ulteriore tappa importante del cammino del Sinodo della Diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro. Durante la celebrazione verranno consegnate al Vescovo, da ciascun moderatore dei 41 circoli minori, le relazioni frutto dello studio personale delle sessioni di dialogo collegiali, dove sono state discusse le materie sottoposte all'esame e al giudizio dei sinodali con l'Instrumentum Laboris. La messa sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente, potrà essere seguita anche online all'indirizzo www.tsdtv.it/live. Continuiamo a parlare di sinodo, ma non quello della diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro, piuttosto quello dedicato ai giovani che si svolgerà il prossimo autunno. Oggi Papa Francesco ha presentato l'Instrumentum Laboris, intanto la diocesi aretina, cortonese e Biturgenze si prepara a questo momento con un pellegrinaggio dedicato ai giovani. Vediamo. Disoccupazione ed emarginazione, sessualità, gender, dipendenze e fake news, scandali nella Chiesa e disincanto verso le istituzioni. Nell'Instrumentum Laboris pubblicato oggi da Papa Francesco in vista del Sinodo dei Vescovi sul tema dei giovani che si svolgerà il prossimo autunno, confluiscono le esigenze, le paure e le speranze dei giovani di oggi. Le tematiche che scandiscono il documento sono stati gli stessi giovani a segnalarle attraverso il questionario online inviato nei mesi scorsi. Tutte le risposte rappresentano le fonti primarie del documento insieme alle osservazioni delle conferenze episcopali di tutto il mondo e al materiale raccolto durante la riunione presinodale del marzo scorso, alla quale hanno preso parte circa 300 giovani. E per prepararsi al sinodo, nel mese di agosto tutte le diocesi italiane proporranno un pellegrinaggio dedicato ai giovani nei loro territori, che culminerà con il ritrovo di tutti i partecipanti a Roma per pregare insieme a Papa Francesco sul tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Per quanto riguarda la diocesi di Arezzo, Cortone e San Sepolcro, il pellegrinaggio comincerà il pomeriggio del 4 agosto e terminerà il 12 di agosto. Nella prima parte, dal 4 al 10, i partecipanti vivranno un'esperienza di cammino a piedi. Partiranno da Castelnuovo Berardenga e faranno tappa a Serre di Rapolano, Monte San Savino, Arezzo, dove il gruppo prenderà parte alla celebrazione del patrono San Donato, San Giustino Valdarno, fino ad arrivare il 9 di agosto all'antica pieve di Gropina, nella parrocchia di Loro Ciuffenna. Il 10 agosto il gruppo si sposterà a Pistoia per la giornata dei giovani toscani e il giorno seguente a Roma per vivere insieme a tutti i ragazzi italiani l'incontro con il Santo Padre al Circo Massimo. Il pellegrinaggio si concluderà il giorno seguente, domenica 12 agosto, con una messa presieduta in piazza San Pietro da Papa Francesco. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.arezzogiovani.it. Hanno preso il via gli esami di maturità per quasi 3.000 studenti di Arezzo, si sono appunto recati per l'esame di Stato nelle rispettive scuole, oggi si è partiti con la prova di italiano, vediamo. Al via gli esami di maturità, quale tema è affrontato? La Costituzione italiana, davanti alla legge siamo tutti uguali e l'ho collegato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E ho sviluppato i punti della Costituzione guardando come si è realizzato e se è realizzato bene e se nella vita reale funziona. Quale traccia hai affrontato questa mattina? La tecnico-scientifica sulla parte della bioetica.
quindi ho trattato della pecora Dolly e la clonazione dell'uomo, che dobbiamo vedere se verrà effettivamente effettuata oppure no. Qual è la tua opinione a riguardo? Io spererei di no, si spera vivamente di no, perché credo che non sia una cosa affatto naturale da non fare assolutamente. Quale traccia hai scelto? Il saggio breve. Era sulla solitudine, c'erano appunto tre quadri che rappresentavano la solitudine e dei testi, e era molto semplice, sinceramente. Quindi l'hai scelta per la semplicità? No, perché a primo impatto mi è venuto subito in mente quello che scrivere. Com'è andata questa mattina per la prima prova? È andata meglio di quanto pensassi, c'è stata meno ansia del previsto. Quale tema hai affrontato? Ho affrontato il tema degli ebrei, del razzismo, del fascismo, del nazismo e comunque del fatto che venivano discriminati. È un tema che sta tornando di grande attualità, questo? Sì, perché comunque ora c'è questa faccenda dei migranti che non, allo stesso modo degli ebrei, non vengono considerati come persone degne di stare qui. Qual è il tuo commento a riguardo? Che non è giusto. Quale traccia hai scelto? Artistico-letterario. E qual era il tema? La solitudine. Un tema importante, come lo hai sviluppato e perché? L'ho sviluppato considerando che la solitudine sia una cosa negativa che positiva e che non deve essere qualcosa di cui aver paura, perché è qualcosa parte della vita, quindi... È un tema molto attuale anche tra i giovani, quello della solitudine. Qual è il tuo commento a riguardo? Sicuramente i social network sono una parte molto importante di questo problema e le persone tendono sempre ad allontanare gli altri perché per le differenze, e quindi si ha paura degli altri. Com'è andata la prima prova? Bene, dai, speriamo bene. Il tema era la creatività. Come mai hai scelto questo argomento? Perché secondo me è un tema che anche rappresenta anche la nostra generazione, che è una generazione che comunque deve essere creativa anche in prospettiva nel futuro, nel senso di riuscire a crearsi magari, che ne so, un lavoro dal niente, possiamo dire. Sicché è un tema che ho trovato molto interessante. Oltre 300 ragazzi oggi a Poppi in Casentino per la prima edizione delle Olimpiadi delle Parrocchie. Vediamo com'è andata. La prima edizione delle Olimpiadi delle Parrocchie, qual è l'importanza di questa iniziativa che vede coinvolti oltre 300 giovani? Ma l'importanza innanzitutto è quello di uscire, direi, dalle nostre parrocchie per metterci in rete, per collaborare. Papa Francesco ci chiede una chiesa in uscita, quindi una chiesa che non sta chiusa nelle sagrestie, una chiesa che non sta chiusa nella propria parrocchia, ma che si apre alle altre realtà che sono presenti nel territorio. Penso che questo per la chiesa sia una forza, perché se ci chiudiamo nel campanilismo le nostre comunità si inaridiscono, se invece ci apriamo alla collaborazione fra parrocchie ne traiamo un beneficio un po' tutti, e poi c'è anche il valore aggiunto dell'aiutare, l'invogliare le parrocchie più in difficoltà, magari quelle che ancora non hanno campi solari, e quindi un pochino stimolarle a fare queste attività che per i nostri ragazzi, i nostri bambini e i nostri giovani sono molto belle e anche molto importanti dal punto di vista educativo. Qual è il senso profondo di questa iniziativa? Ma intanto il CSI è al servizio degli oratori, quindi mai più che mai oggi la giornata è propedeutica per loro, perché oggi si affrontano quattro oratori in queste nostre Olimpiadi delle Parrocchie. Il senso è quello di far stare i ragazzi insieme, quindi aggregazione e sport, che poi comunque è la nostra mission, è educare attraverso lo sport, e penso che la risposta sia stata ampiamente positiva. I festeggiamenti per il ritorno della Madonna alla Pieve di Chio dal restauro stanno per giungere al termine. L'ultimo momento sarà un concerto di musica classica che si terrà sabato 23 giugno alle 21:15 presso la Pieve di Chio. Si esibiranno Cesare Pierozzi all'oboe, Cristiano Bellavia al violoncello e Alessio Chiuppesi all'organo elettronico, con brani dei grandi autori della musica classica e alcuni brani della tradizione mariana. Parliamo adesso di internazionalizzazione delle imprese. Sono stati consegnati i diplomi del master, gli attestati del corso di cinese. Vediamo il servizio.
Con la cerimonia di consegna dei diplomi si conclude il Master sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Qual è il bilancio di questa seconda edizione? Allora, siamo alla seconda edizione, come lei diceva, un bilancio che definirei senz'altro ottimo, nel senso che abbiamo ottenuto dei grossi risultati nel campo dell'innovazione e soprattutto dell'internazionalizzazione. Questo è un master che ha delle forti ricadute sul territorio aretino, i nostri studenti appunto poi si inseriranno, se non la maggior parte si sono già inseriti nelle aziende del territorio. Come dicevo, la maggior parte di questi studenti hanno frequentato degli stage all'estero, in Cina o in Inghilterra, e quindi perfezionando le lingue che in questo momento sono quelle che più servono all'internazionalizzazione. Noi come Dipartimento abbiamo attivato degli accordi bilaterali con l'Università di Wenzhou, che sostiene sia la mobilità dei nostri studenti. Mandiamo ora un primo contingente di 12 studenti che stanno studiando il cinese a livello triennale e che passeranno 6 mesi o 12 mesi nell'Ateneo di Wenzhou, e poi l'Ateneo sostiene anche dei progetti di ricerca, quindi come dire, la collaborazione è su due piani, sia la didattica, una didattica anche aperta, perché facciamo dei corsi di formazione per la città sulla lingua cinese, e poi sul piano della ricerca. Il ruolo e la funzione della Camera di Commercio in questi anni è stata quella di andare a sensibilizzare le imprese del nostro territorio, sia nell'ambito della digitalizzazione, sia quindi nell'ambito della internazionalizzazione. Partendo ovviamente da un presupposto importante e forte, che è quello che tutte le aziende che si digitalizzano e si internazionalizzano incrementano in maniera sostanziale sia il loro fatturato, e l'altro aspetto che ovviamente ci interessa ancora più da vicino, incrementano il livello occupazionale. Quindi abbiamo tentato di sensibilizzare al massimo le imprese del territorio, e anche perché siamo consapevoli da studi fatti dai nostri uffici studi che ci sono ben 300 imprese del territorio che hanno tutte le caratteristiche oggettive per poter esportare, quindi per potersi presentare ai mercati internazionali, ma per tutta una serie di motivi non lo stanno facendo. Quindi noi siamo andati a individuare queste imprese, su queste imprese stiamo lavorando. Nel giorno del solstizio d'estate, il 21 di giugno, anche Arezzo celebra la Festa della Musica, iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali che nella città toscana diventa Guido Dei, in omaggio a uno dei suoi figli più illustri, ovvero Guido d'Arezzo, Guido Monaco, ideatore della scrittura musicale. Tanti gli appuntamenti in programma per valorizzare molteplici espressioni della cultura musicale. Si comincia alle 18 in piazza Guido Monaco con le esibizioni della banda La Tramontana di San Giustino Valdarno, i musici della giostra del Saracino, il coro giovanile toscano e il jazz club di Arezzo. Il Guido Dei è organizzato dalla Fondazione Guido di Arezzo e tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Ed oggi, 20 giugno, si celebra la giornata del rifugiato. Nel focus di questa sera andiamo a vedere l'operato della Caritas diocesana, che è stata anche partecipe della campagna lanciata da Papa Francesco e sposata da Caritas Internationalis, Share the Journey. Allora andiamo a vedere il focus di questa sera, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Benvenuti alla puntata del Focus di questa sera. Oggi si celebra la giornata mondiale dei rifugiati. Abbiamo con noi Luca Piervenanzi della Caritas diocesana di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Grazie per essere con noi questa sera. La Caritas da anni è impegnata su questo fronte, quello appunto dell'accoglienza nei confronti dei profughi, dei rifugiati. Qual è concretamente il lavoro che voi svolgete quotidianamente? Ma l'accoglienza che noi abbiamo, l'abbiamo sia come associazione SICEM, che poi è il braccio operativo della Caritas diocesana, tramite appunto il progetto gestito dal Ministero dell'Interno e poi via via dalle prefetture, grazie ai CAS che abbiamo nella provincia di Arezzo, dove attualmente
ospitiamo 45 richiedenti protezione internazionale e parallelamente abbiamo un altro progetto curato direttamente con Caritas Italiana che si chiama Protetto, Rifugiato a Casa Mia, Corridoi Umanitari, ed è un progetto innovativo in cui praticamente abbiamo organizzato l'accoglienza accogliendo beneficiari direttamente dal campo profughi di Mayaini nel nord dell'Etiopia e che sono arrivati tramite corridoi umanitari, quindi canali sicuri senza dover passare dalla Libia, senza dover passare da trafficanti, prigioni e polemiche. Appunto, le polemiche sono un po' protagoniste in questi giorni. Qual è anche lo spirito con cui la Caritas della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro interviene in questo ambito? Ma lo spirito è la semplicità nel fare il servizio quotidianamente, come abbiamo sempre fatto e come facciamo in tutti i nostri servizi. Ci sono molte polemiche, ci sono molte parole. Ecco, l'invito che possiamo fare è quello di informarsi, di cercare di capire come funzionano questi fenomeni, che sono molto, molto complessi, perché quando si parla di mobilità umana, non solo in Europa, non solo in Italia, ma addirittura in tutto il mondo, insomma, i dati sono di grandi masse di persone che si spostano. Dobbiamo conoscerli, cercare di comprenderli. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare informazione, a volte andando nelle scuole, partecipando a volte a eventi anche con i comuni dove abbiamo, diciamo, i nostri centri d'accoglienza e facendo piccole informazioni. Ecco, questo nella semplicità di un servizio che non è, diciamo, niente di incredibile, non siamo supereroi. Siamo semplicemente persone, operatori che cercano di portare avanti quello che anche a livello di statuto ci chiede la nostra la Caritas, ma in primis la nostra Chiesa, insomma. Una delle accuse, no, che spesso vengono fatte è quella di essere buonisti e di incentivare indirettamente questo fenomeno, quello delle migrazioni, per scopi di lucro sostanzialmente. Ma di lucro non c'è niente, nel senso c'è la volontà e ci sono soprattutto accordi e leggi nazionali e internazionali che regolano l'accoglienza. Se queste regole non vanno più bene e necessitano comunque di una riforma, spesso avrete sentito parlare anche di Dublino, ecco, ci sono delle sedi dove si può provare a cambiare le cose. Il Consiglio d'Europa, che appunto a fine mese si terrà su questa l'agenda, insomma, da quello che si è visto sarà molto incentrata sul discorso immigrazione, è un luogo dove appunto si possono iniziare a cambiare le cose e migliorare è sempre possibile. Ecco, accusare o per esempio le organizzazioni non governative o via via le navi di soccorso in mare di essere dei trafficanti, ecco, questo secondo me è un po' fuori dalla realtà, anche perché i pochi processi che sono stati hanno scagionato tutte le organizzazioni non governative che operano a sud della Sicilia. La Santa Sede, chiaramente Papa Francesco in prima linea in questo discorso, ha portato avanti questa campagna, ha lanciato questa campagna Share the Journey. La Caritas della diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro è protagonista all'interno di questa campagna. Quali sono le sue finalità, come è strutturata, quali gli obiettivi? Sì, la campagna fu lanciata appunto da Papa Francesco a settembre del 2017 ed è una campagna volta, diciamo, alla sensibilizzazione del viaggio, inteso come persone che lasciano il paese di nascita per cercare appunto una vita migliore grazie alla migrazione, quindi siano essi rifugiati, profughi di guerra, persone che scappano da situazioni, da problemi dovuti alla fede religiosa, ecco, al clima, che è un altro grande tema di cui spesso non si parla, ma ci sono delle migrazioni climatici. Esatto, che gioco forza obbligano persone a lasciare il proprio terreno perché si alzano i mari piuttosto che c'è una desertificazione maggiore, quindi le dinamiche e le motivazioni sono tantissime. Questo Share the Journey, questo appunto campagna, serve a sensibilizzare un po' l'opinione pubblica, soprattutto chiaramente noi cattolici, per accendere un po' di attenzione sulla mobilità umana e su quello che comunque facciamo
A volte ci dimentichiamo di dirlo, ma lo facciamo anche come chiesa, insomma, quindi siamo Caritas, la nostra Caritas diocesana, ma tutte le Caritas, soprattutto in Italia, ecco, hanno un'accoglienza, fanno un lavoro importante di accoglienza giorno per giorno, senza grandi proclami, senza dover magari andare a spiegare tutto, però ecco, noi giorno per giorno facciamo quello che ci viene chiesto, senza dover dimostrare niente. Poi se le persone hanno voglia di informarsi o di avere un punto di vista un pochino più approfondito, ecco, l'invito è, insomma, siamo aperti a qualunque cosa, insomma. Grazie allora a Luca Piervenanzi, qualcosa ci ha già accennato sull'impegno che la Caritas della diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro porta avanti nei confronti di profughi, richiedenti protezione internazionale, persone che scappano da situazioni di crisi, da guerre, dalla fame o appunto, come dicevamo, anche dai cambiamenti climatici. Un video è stato selezionato dalla campagna, appunto una campagna mondiale portata avanti da Caritas Internationalis, dove appunto la Caritas di Arezzo, Cortone e Sansepolcro è protagonista. Allora vediamole insieme e con questo poi io vi saluto, perché si concluderà con questo flash di questa sera. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Servizio civile in Caritas a novembre 2014 e diciamo già nell'ultima fase del mio servizio civile ho svolto come incarico quello di, diciamo, coordinare e gestire il servizio di accoglienza richiedenti protezione internazionale. Stamani stiamo andando al casello perché ci hanno chiamato dalla prefettura per comunicarci l'arrivo di altri 5 ragazzi. My name is Luca. Okay, je m'appelle Luca. Hmm? Did you sleep? Do you need something? Because it's just 15 minutes by car, okay? Mm. And then we will arrive in the house, okay? Okay? Sono 5 ragazzi, di cui 4 dovrebbero essere francofoni, mentre un ragazzo è del Togo e dice di parlare inglese. Il palace with the offices. Bonjour, vous parlez français? Tout le monde parle français. Les noms? Ali, Mohamed, Moussa. Ils vont dans la chambre numéro 1. And you, William Conakry, hein? Où vous êtes arrivé en Italie? En Sicilie? Oh, à Lampedusa, nous sommes ici pour partir avec un projet qui va vous aider pour faire la requête de protection internationale. Mais je dois savoir si vous voulez faire la requête de protection à l'État italien. My name is Rosemary, from Nigeria. After the death of my dad, I was having a serious problem with my uncle. So that was how I left my country. I arrived Libya. Libya is not a good place. Someone can just rely, someone can just stay in there every day. Fighting, killing of people, and everything so bad over there. So I left Libya and I arrived in Italy 2014 of May. Go to Libya, in this street. Okay. My name is Sandra Savaro. I was born 1992. I leave home because of my people want to kill me. My father want to kill me because
he needs my blood, and I ran away from the home to Libya. In Caritas svolgo principalmente i turni effettivi nelle case d'accoglienza, quindi monitoraggio, colloqui con le persone, accompagnamenti sia fisici, insomma, in varie realtà del territorio, sia accompagnamento proprio nel percorso di autonomia della persona. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, in aggiunta mi occupo del settore sanitario, da tutte le varie operazioni che vengono fatte al momento dell'arrivo, quindi accompagnamento alla prima visita di screening un po' generale, agli accompagnamenti nelle prime analisi del sangue e poi insomma, nelle varie eventuali visite specialistiche, perché comunque i ragazzi vengono da contesti dove spesso non hanno mai visto, insomma, un dentista o per le donne un ginecologo, quindi. Sì? Aprei. Sì? Come quale crema? Sì, esatto. Okay, okay. Sì. A volte troviamo anche degli ostacoli culturali, in quanto il loro concetto di medicina è diverso dal nostro, quindi spesso diciamo che su certe cose sono un po' chiusi. Faccio l'esempio dell'analisi del sangue, ogni volta è una battaglia perché loro sono convinti che il sangue non sia quello e non si rigeneri, e quindi se ne prendi troppo si preoccupano. Di fronte a una richiesta loro che può sembrare superficiale, può sembrare pressante, se ti metti un attimino a fare l'analisi di tutta la loro storia, di tutte le cause che ci sono dietro, ti mette proprio in discussione totalmente. Le scarpe non va bene, non va bene. Parla con Michele. Io ho detto lui. Io ho detto lui. Domani si cambia. Che non è. No, io vorrei lavorare. Io vorrei lavorare. Oh. Io non sono le scarpe. No. Io non sono le scarpe. Spero che veramente ci sarà una buona occasione. Ho fatto l'università solo 2 anni, ma non ho riuscito a finirlo. Mi dispiace per questo, non dipende da me, ma purtroppo era così. Per lavatrice, ok? Siamo in appartamento di Battifolle, qui abbiamo 5 ragazzi ospitati. Questo morisce. Buono? Buono. Molto buono. Buono. A volte penso che vorrei fare un altro lavoro, però è una dimensione in cui sto bene, in cui sento necessario per ora stare. Ti porti a casa tutto quello che, le riflessioni che ti fanno venire le loro situazioni, quindi quando ti dicono i motivi, il perché sono venuti in Italia, come hanno affrontato il viaggio, cioè sono cose che ti fanno porre tante domande. Luca ha telefonato ora alla prefettura, domani mattina arrivano altri 2 ragazzi.